La curva dei contagi in Sardegna continua ad abbassarsi mentre cresce costantemente quella dei guariti. Il trend dell'epidemia sta andando verso l'azzeramento dei positivi e questo permetterà all'isola di programmare la ripartenza dalla vita economica e sociale. Oggi in Sardegna sono registrati 3 nuovi casi di coronavirus che portano il totale a 1257, numero che comprende le 351 persone guarite, 12 in più di ieri, e le 102 decedute, 4 in più rispetto all'ultimo aggiornamento. I soggetti positivi sono 804, 19 sono ricoverati in terapia intensiva, 95 con sintomi, mentre sono 690 le persone in isolamento domiciliare, 19.889 i tamponi effettuati. È proprio da Sassari che ha pagato il prezzo più alto all'emergenza sanitaria. Dovrebbe partire lunedì l'indagine epidemiologica della regione. 40.000 test complessivi per avere un quadro aggiornato del contagio. Secondo l'ultima notizia, lo screening dovrebbe iniziare la settimana prossima con la somministrazione dei primi 10.000 test. Questo consentirà alla Giunta regionale di acquisire informazioni di prima mano sulla diffusione del coronavirus tra la popolazione. Il tutto in vista dell'adozione di misure che portino alla fase 2. Alcune misure di contenimento scadono il 26 aprile, altre saranno in vigore fino al 4 maggio. A livello nazionale sta pensando ad una progressiva riapertura di aziende, allentando anche le restrizioni ai movimenti dei cittadini. La Sardegna, sulla base dei numeri ufficiali, potrebbe essere tra le prime a ripartire, ma serve cautela per evitare che nell'isola si verifichi una seconda ondata di contagi. La voglia e la necessità di ripartire si stanno facendo pressanti, ma la prudenza deve rimanere la stella polare dei decisori politici. Una settimana in più o in meno non cambierà di molto la situazione economica generale, ma un secondo lockdown a pochi mesi dal primo sarebbe tragico per le aziende, le famiglie e la vita sociale.